un disastro economico a livello mondiale. Basta un dato, non era mai successo che il petrolio scendesse sotto lo zero, cioè addirittura per farlo portare via le aziende petrolifere hanno dovuto pagare $37 a barile. Una situazione inedita che ovviamente ha derivato e deriva dalla scarsa domanda causata dalla pandemia Covid-19, basti pensare al lockdown che ha bloccato i voli, tutti i tipi di trasporto su ferro, su gomma, in mare, in cielo. Se i 2 mesi di lockdown del nostro paese e del mondo intero non avessero abbastanza spaventato, soprattutto per quello che riguarda l'emergenza economica a cui andremo incontro, le cifre cristallizzate dal professor Antonio Coviello, economista del CNR, intervistato durante la diretta Facebook della nostra trasmissione A Tu per Tu, ripartire dopo il virus, spaventano ancora di più. Cifre importanti dalle quali però ripartire per cercare di capire come superare questa fase 2. In Italia il blocco parziale delle attività delle imprese, iniziale e poi totale con lockdown, che ora sta man mano riprendendo, ha comportato una perdita di circa 240 miliardi di euro. Il settore che più è stato colpito ovviamente il turismo. L'associazione che raggruppa le compagnie aeree, la famosa IATA, l'International Air Transport Association, ha calcolato in 110 miliardi di dollari la perdita del settore aereo. Un dato, il giorno di Pasqua, di questa Pasqua del 2020, in Europa hanno volato solamente 60 aerei. Normalmente ne volavano 3.600. L'Astra, ad esempio, l'associazione del trasporto pubblico, ha registrato oltre un 50% dei passeggeri in Italia per la paura appunto di contrarre il virus, con una perdita secca di oltre 150 milioni di euro al mese. Poi appunto ci sono la perdita nel comparto dell'automotive, che ovviamente ha perso tantissimo. Insomma, un importante studio, CERVED, Impact of the Coronavirus in Italian Financial Corporates, ha calcolato che 3 aziende su 10, appunto con l'apertura del lockdown, lo stiamo verificando, non apriranno più, risulteranno fallite. Come uscirne? Ovviamente gli aiuti economici sono necessari. L'Europa, io ho studiato quello che è avvenuto in Europa, in Inghilterra, in Germania, ho anche amici imprenditori in quei paesi, senza che ne avessero fatte richiesta, sono arrivati dei fondi, degli aiuti economici subito, già da marzo, da aprile, a seconda dei redditi che provocava l'impresa. Questo mio amico ha ricevuto 5.000 euro sul reddito, sul conto corrente, mi aveva confidato che non aveva neppure bisogno, tra l'altro, all'inizio del primo mese. Invece l'Italia, sì, è contraddistinta per la sua solita burocrazia, le lungaggini, lo sapete tutti, quello che doveva essere il decreto aprile è diventato decreto maggio, che ora si chiama decreto rilancio. Insomma, la cassa integrazione non è ancora arrivata a tutti, se è arrivata, mi hanno confermato molte persone che è arrivata in minima parte. Pensate ancora che in 100 giorni di crisi coronavirus, quindi dal lockdown ma anche prima, tra governo, fra leggi nazionali, regionali, ordinanze eccetera, ne sono state emanate 160. Una vera giungla. Nel momento in cui la nostra ossatura economica, la nostra colonna vertebrale italiana è rappresentata al 90% di imprese piccole e medie, è a loro che bisogna subito correre e prestare soldi, a far arrivare aiuti economici. Sulla fiducia, ripeto, in Inghilterra, in Germania, quando il paese ha dato, non darebbe, come ancora deve avvenire in Italia, deve dare i soldi, lo ha dato sulla fiducia, senza controllare carte, senza... No, da noi invece c'è bisogno di presentare una pila di documenti così, di autocertificazioni, di indagini bancarie, fiscali, approfondite, che invece in altri paesi non esiste. Fiducia ai nostri imprenditori, fiducia alla nostra economia, che non è fatta di imbroglioni, è fatta di gente che vuole lavorare, che ha bisogno di essere messa in condizioni di lavorare, e questo lo può fare solamente lo Stato, con governi, con appunto contributi nazionali e o comunitari.